Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Allora, in questo video andremo ad esplorare delle rovine elfiche che avevo appunto scoperto nello sc scorso episodio. Mi sono detto, vabbè, facciamola che ci siamo ragazzi. Se mi preparo un bel po' di video, ne posso caricare tranquillamente. Ah, dobbiamo sistemare il setup del nostro personaggio, cioè l'armatura e tutto il resto. Quindi martello. Armaiolo è cresciuta, ottimo. Ok. Andiamo, vediamo che rovine sono. Come si chiamano? Sono rovine elfiche. Non dovrebbero darci grosse difficoltà. Telepe. Non so se l'abbiamo già esplorato, però vabbè, sapete come si dice. Proviamo. Sto utilizzando ancora la collana che aumenta la volontà. Quindi ci sono persone. Vedo. O archeologi. Intanto apriamo qui. Mi sto veramente divertendo, ragazzi. Questo è il 200° episodio, ragazzi, 200 episodi di Oblivion. Grande cazzo, ok. Bandito dell'arco nero. Li vedo spesso a sti tizi. Vattene a fanculo. Cioè, avete visto? L'abbiamo letteralmente sciolto come burro. Ah, e lì c'è un altro che vede il suo compagno morto. Ignaro che morirà presto. Ok, andiamo. Li vedo molto tranquilli. Perché qui non c'è nulla? Fermi. Questo chiude qua. Vediamo se si apre qualche passaggio. Ma non c'è niente. Vabbè, la metterò in programma, però non è che sia bella una cosa del genere. Cioè, che cazzo di rovina elfica è? Due stanze? Beh, doppio episodio, doppia location in questo episodio, dai. Ci sarà qualche grotta lì, oppure esploriamo. Quindi la grotta di, la rovina elfica di Telepe si è rivelata un buco nell'acqua. Tiriamo dritto da qui. Attualmente io metterò in descrizione, o meglio nel titolo, soltanto i dungeon. Per esempio adesso noi andremo a esplorare, a scoprire questo priorato, non so che cos'è, vediamo. Però questo non lo metto nella descrizione, nel titolo. Terra grigia. Proviamo a scendere ancora per vedere se troviamo qualche cosa. Diciamo che fare video brevi mi sta aiutando tantissimo, ragazzi. Mi sto veramente divertendo. C'è qualche altra location qui? Oppure ce ne andremo con le pezze al culo. Prima che vada, cambiamo sponda. Ok, da qui non c'è più nulla. Quindi adesso noi ci spostiamo qui a Fossa dello Sdegno. E da qui risaliamo. Stesso discorso, ci castiamo questo. Ah, no, 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 oggi cancello di Oblivion, scusatemi. Ce lo facciamo, su, via, ci sta. Era da tanto che non facciamo un cancello di Oblivion. Lo affronteremo in maniera molto, molto veloce. Finalmente riprendiamo con i cancelli di Oblivion. Non so se Telepe lo metto, però qui hanno sicuramente tentato un assalto perché vedo cavalli. Dai. Cavallo pezzato, sì. Non ci sono. Cosa ci dai?
Abbiamo tutto un set dedrico, cuore di Daedra, che utilizziamo. Anzi, lo prendo e poi lo utilizziamo. Poi vediamo qui cosa c'è. Girovaghiamo. Ecco, altra gentaglia. Persone cattive. Questi però ci possono droppare un bellissimo oggetto raro. Se siamo. Ecco, per esempio, anello tradimento. Fortifica acrobazia con me. Cazzo, fortifica acrobazia 10 punti è buonissimo. Per fare le nostre porcate. Ed abbiamo avuto fortuna. Ci sono certi cancelli di Oblivion che sono veramente tosti. Però in compenso ci danno delle ottime ricompense. Allora, noi dobbiamo arrivare lì. E secondo voi, io come ci voglio arrivare lì? Saltando naturalmente, utilizzando un bellissimo fortifica. Anzi, fortifica acrobazia supremo, eccolo qui. Poi utilizzeremo anche un piuma. Incantesimi piuma, costano poco, però sono veramente utilissimi. Piuma massima, sì, piuma suprema. E saltiamo e ce lo dovremmo fare a colpo. Non ci siamo nemmeno bruciati. Di nuovo baffiamo magica. Dove sto andando? Perché sto facendo tutta questa strada piena di sofferenza? Quando posso semplicemente mandare tutto a fanculo. Vediamo se riusciamo a salire. Sì, che ce l'abbiamo fatta. Sì, in teoria dovrei sbloccare altre zone, ma io preferisco fare questo. Attenzione. No, non si può fare, si può fare. Infatti. Se vi dico che là dentro noi due noi ci arriviamo, ragazzi, ci arriviamo. Senza passare dal via. Proprio il ponte lo mandiamo a fanculo. Non da qui. Buffiamo sempre intelligenza e volontà. Sono molto utili. Dai, ripristina sta magica. Ok. Salvo qui. Voglio vedere se riesco a raggiungere quella zona. Cioè, voglio fare un po' di esperimenti. Schippo i nemici. E adesso qui ci divertiamo. Secondo voi non ce la faccio a passare da qui. Fortifica, acrobazia supremo. E ce l'abbiamo fatta. E si entra rapidi e veloci. Castiamo subito Camaleonte. Fortifica magica. E giustamente che fa un incantesimo di curo, non ce lo mettiamo. Che siamo leggermente feriti. E si parte. Naturalmente non vediamo un cavolo. Utilizziamo subito la collana. Perfetto. Adesso rivediamo meglio sti bastardi. Vattene a fanculo. Sti bastoni gelo non li prendo. Ne ho veramente a bizzeffe. Per la prima volta vediamo un cancello di Oblivion di questo colore. Attenzione a questo nemico. Di dietro, proprio anal beach. E saliamo. Se troviamo un fortifica magica, lo prendo. Tre colpi, ok. Il cuore di Daedra lo prendo. Potrebbe servirci.
per fare le nostre pozioni. Buffiamo di nuovo. Volontà, intelligenza e magica. Teniamo sempre un occhio sui nostri buff, perché se finisce Camaleonte qui veramente una seccatura. Uno, due. C'è un personaggio come il no. Pozione occhio notturno. Beh, inutile. Abbiamo la collana che ci garantisce questo splendido. Oh, ecco qui, è finito l'effetto. Troppo bello per essere vero. Preferisco uccidere. Anello nichilismo resiste a magia 13%. Ah, peccato. Non vi preoccupate. Però avete visto? Grazie alle nostre abilità siamo riusciti. Tu dammi qualcosa di importante. Nulla. L'altro nemico ci aveva droppato veramente cose molto molto interessanti. Invece vorrei capire una cosa, a livello 6 cosa ho messo? Che sapete cosa voglio mettere? Danno salute suprema. Ma sì, dai, utilizziamo questo tanto. Sigillo di sangue, mi sa che abbiamo finito. Yes. Faccio un buff di questo. Mi porto tutti i buff belli a livello. E andiamo a uccidere chiunque. Con celerità. In verità potrei anche skippare i nemici e fregarmene. Ma preferisco ucciderli. Anche lui. Uno, due, tre. Vediamo se posso castare il 7. Dai. 4, 5. Mi sa che adesso muore. Lui non ci dà nulla di importante. Ma veramente resistenti oltre ogni ragionevole dubbio. Vediamo qui se c'è qualcosa. Come al solito nulla di così importante. Eliminiamo l'ultimo nemico. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voglio provare a vedere se lo uccidiamo con questo incantesimo. Riuscite a castarglielo. Salvo, perché voglio fare alcuni. Ecco, finisce. Ok. Sei riuscito a colpirci, bravo. Ma non cambia il risultato. Ok, facciamoci ben 9 pozioni al massimo. Mantello, niente di che. Allora, salvo proprio qui. Ripristino subito. I martelli se ne stanno andando in quel paese. Curiamo anche il personaggio. Salviamo. Guarda che bello l'effetto con occhio notturno. Vediamo che pietra abbiamo preso. Ah, vediamo, una cosa veloce. Anche un fortifica magica mi va bene. Resiste a malattie inutili. Abbiamo degli anelli che francamente ci ripristinano il 100%.
L'arco notturno a sé è già preso. Completamente inutile. Sì, mi servivano. Eccola qui, trovato. Rapido e veloce. Ottimo, bell'episodio. Lanciare di Oblivion affrontato in maniera standard. Abbiamo tra virgolette mandato a quel paese alcune. Togliamo sta collana perché di giorno ci fa perdere la vista. Perfetto. Quindi ragazzi, termino qui questo episodio. Spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete. E noi ci vediamo col prossimo episodio di Dead Escalation 4 Oblivion. Alla prossima.